12 marzo 1947. Il presidente americano Harry Truman enuncia al Congresso quella che sarà chiamata dottrina Truman. Motivando il suo piano di aiuti per la Grecia e la Turchia, Truman dichiara che gli USA aiuteranno ogni popolo libero a resistere a tentativi di asservimento operati da minoranze interne o da potenze straniere. Anche se nel discorso non è mai citata l'Unione Sovietica, il riferimento è chiaramente rivolto ad essa. La linea di politica estera indicata da Truman, volta a contrastare l'espansionismo sovietico, contribuisce a un'ulteriore accelerazione della Guerra Fredda. Nell'estate del 1946, Stalin inviò la flotta russa del Mar Nero sui Dardanelli. Voleva dai turchi una base per l'accesso al Mediterraneo. Truman mandò la flotta americana per proteggere la Turchia e sbarrargli la strada. Un primo confronto militare tra gli alleati di ieri. L'inizio della Guerra Fredda. Il presidente degli Stati Uniti, Truman, era convinto che per l'equilibrio del mondo fosse necessaria un'Europa stabile, amica degli Stati Uniti, magari sotto l'influenza degli Stati Uniti. A differenza del suo predecessore Roosevelt, guardava l'Unione Sovietica con diffidenza. Temeva una rivoluzione comunista mondiale ed era deciso a impedirla, se necessario, con la forza. Dobbiamo agire immediatamente e con decisione. Chiedo quindi al Congresso di autorizzare un aiuto alla Grecia e alla Turchia di 400 milioni di dollari per un periodo che andrà fino al giugno 48. I popoli liberi contano su di noi perché li aiutiamo a conservare la loro libertà.